Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati e bentornati sul mio canale. Per chi fosse nuovo, benvenuto in un nuovo video di spacchettamento materiali creativi. Per comodità ho già tolto il materiale fuori dallo scatolone, perché non so se riuscite a vedere, ma questa scatola è abbastanza grande, quindi per comodità ho già tolto fuori il tutto dalla scatola. Allora, questo materiale non l'ho acquistato io, me l'ha mandato molto gentilmente l'azienda Karin. È un'azienda polacca, è la prima volta che io provo del materiale appunto che proviene dalla Polonia. Per me infatti è una grandissima curiosità. Sono stati veramente gentilissimi a farmi provare i loro materiali creativi. Questi sono dei brush marker, quindi dei pennarelli permanenti che hanno la punta, insomma, che ricorda quella di un pennello. Il marchio è appunto quello Karin. Ripeto, non sono stata né pagata né niente, mi hanno semplicemente inviato i loro prodotti. Il mio pensiero, o quello che vi dirò durante il video, è completamente appunto un mio pensiero personale, quindi adesso non ci resta appunto che vedere insieme i pennarelli. Allora, iniziamo da questa scatola più piccola. La scatola è molto carina, come vedete è di latta, e qui abbiamo 10 metallic permanent markers, quindi 10 pennarelli metallizzati. Li avete anche già intravisti nel video in cui abbiamo provato insieme il kit creativo per dipingere il cactus, quindi sapete un pochino di cosa stiamo parlando se avete visto il video precedente. Allora, qui abbiamo un bigliettino, tra l'altro anche questo un po' metallizzato, non so se riuscite a vedere, in cui spiegano come utilizzare i pennarelli, la loro durata, insomma di cosa sono fatti e che si possono appunto utilizzare anche insomma per decorare dei bicchieri, insomma, e poi vi spiegano come utilizzarli e come far durare al meglio il colore. Poi abbiamo questa sorta di pannetto in plastica molto morbido con il marchio dei pennarelli, e qui abbiamo i 10 pennarelli, sono veramente bellissimi. Non avendo acquistato io questi pennarelli, ma essendomi arrivati appunto il regalo per recensirli e vedere un attimino che cosa ne pensavo, non so effettivamente quali possano essere i prezzi di questi pennarelli, però ho fatto un giretto su Amazon e ho visto che questa scatola dovrebbe costare all'incirca intorno ai 20 euro. In ogni caso, se trovo il link ve li lascio tutti nell'info box. Allora, questi 10 pennarelli sono veramente molto belli. Io ho già provato il dorato nel video in cui ho dipinto insieme a voi il cactus. Questi pennarelli sono molto belli, poi li proveremo meglio insieme dopo, e mi piace molto anche come sono stati confezionati. Insomma, sono dei pennarelli molto validi, non stiamo parlando dei classici pennarelli, insomma, usa e getta, quindi ovviamente anche il prezzo è un po' altino, però comunque per la qualità per il momento sembrano ottimi. Adesso vi mostro al volo l'altra scatolona, che è enorme, è veramente enorme. Io come l'ho vista sono rimasta veramente sbalordita. Allora, insieme alla scatolozza c'era anche questo fogliettino illustrativo. Vi spiego perché. Questi pennarelli mi ricordano molto i pennarelli Copic, quindi i classici pennarelli che si utilizzano per chi magari disegna degli anime, i manga, insomma sono molto quello stile che aiutano a colorare il disegno alla perfezione, e poi vengono utilizzati anche molto per lo scrapbooking, e quindi questi dovrebbero essere una versione dei Copic con un prezzo inferiore, ma comunque altrettanto validi. Quindi qui potete vedere come vengono mischiati i vari colori per fare le varie gradazioni, e apriamo insieme la scatolozza. Allora, come vedete sono veramente tantissimi,
qui abbiamo 63 pennarelli, sono a dir poco sbalordita. Vi spiego perché. Allora, abbiamo queste file di pennarelli dove potete vedere sono tutti di gradazioni diverse, cioè si assomigliano molto, però sono di una tonalità, una gradazione un pochino più, più bassa, insomma più leggera. Quindi partiamo da un giallo chiaro a un giallo più scuro che poi diventa l'arancione, idem per il viola che poi diventa blu, poi abbiamo diverse gradazioni di grigio, di rosa e di marrone. E poi qui abbiamo anche... questi cosa sono? Allora, sono, non penso sia del bianco, dovrebbe essere un pennarello che ti aiuta per fare le varie sfumature. Allora, guardate che belli, sono veramente bellissimi. Ad esempio questo si chiama Cool Aqua, è il numero 204, e invece questo è il Turquoise, numero 654. Quindi ogni pennarello ha anche un suo nome. Tra l'altro potrete acquistarli anche sfusi su Amazon, quindi se magari avete bisogno di un kit più piccolo con tonalità inferiori, insomma lo trovate. Ok, adesso arriva il momento più emozionante, direi di provare insieme questi pennarelli con un po' di doodle, un po' di lettering, vediamo un po' la qualità di questi pennarelli. Io ho qui il mio bellissimo quadernino Shabby Chic, è un semplice quadernino, ha i fogli anche molto 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 leggeri, quindi probabilmente il colore andrà attraverso le pagine, ma io mi metto un cartoncino tra una pagina e l'altra in modo da ovviamente non andare a sporcare anche la pagina successiva. Quindi iniziamo subito e vediamo un po' questi pennarelli. Come avete visto durante il video, ho le mani completamente sporche di colore, però non importa. Allora, i colori sono stupendi, sono fantastici, hanno una scrivenza bellissima. Poi, tra l'altro, hanno la particolarità che appunto si possono mescolare tra di loro perché insomma sono appunto colori professionali appositi anche, come vi dicevo inizialmente, per colorare disegni come volti, quindi ci sono anche le varie tonalità e gradazioni per il rosa color carne, quindi ci sono tantissimi tipi di sfumature. Io ovviamente, non essendo in grado di fare disegni molto particolari e professionali del genere, ho diciamo fatto un po' dei doodle giusto per provare un po' questi colori che a mio avviso da non professionista sono fantastici. Devo migliorare anche con l'hand lettering perché non ci ho mai diciamo dato una vera e propria importanza, però ho visto che ultimamente l'hand lettering sta andando tantissimo di moda, soprattutto per creare delle card per lo scrapbooking, perciò insomma devo appunto esercitarmi perché la mia scrittura non è fantastica proprio per niente. Quindi ho dato un po'
un po' di colore, insomma, facendo una corniciata con i fiorellini, poi l'ho finita a realizzare dei doodle di nuvolette sorridenti, giusto per testare un po' i vari colori. Poi qui ho provato i colori metallizzati, i colori normali, quindi le varie file che avete visto. Anche i colori metallizzati sono veramente scriventi, quindi sono bellissimi. E poi l'ho finita a, insomma, acquarellare questi colori perché hanno la particolarità appunto che si possono acquarellare. Come vedete, questo è il retro. Qui ho dovuto posizionare insomma un cartoncino perché altrimenti avrei, vabbè, ok, il foglio è molto molto sottile, quindi sono andata a colorare anche un po' il retro insomma, di questo foglio, di questo foglietto. Ovviamente anche qui, come noterete, i colori sono andati attraverso le pagine, ma tutto sommato è anche normale perché questo è un quadernino semplice con pagine molto molto leggere, perciò non è appunto di quelli appositi per colorare. Diciamo, la parte che mi ha divertito di più nel provare questi pennarelli è stato questo. Ho deciso un po' di acquarellarli perché ho visto tra le varie recensioni che c'è la possibilità anche di acquarellare questi colori. Poi ho fatto un po' di doodle con le apposite penne che vi ho mostrato in uno dei miei video precedenti spacchettamento. Vi dirò, questo risultato mi piace molto, quindi penso che utilizzerò questi pennarelli per realizzare delle card acquarellate, però andrò a provarli sugli appositi fogli acquarellabili. Mi piace molto il risultato, come è rimasto sfumato, quindi non vedo l'ora di provare, nei prossimi giorni, nell'apposita carta. Vediamo un po' cosa esce fuori, vediamo un po' se escono delle card carine, così appunto possiamo realizzarle insieme. Bene, detto questo, sono molto molto soddisfatta di questi pennarelli, sono bellissimi, poi ripeto, io non so disegnare purtroppo, so limitarmi a realizzare qualche doodle, ma sono veramente semplicissimi e a mio avviso sono proprio stupendi. Quindi ringrazio il sito Karin per avermi omaggiato di questi pennarelli fantastici. Spero che questo video vi sia piaciuto, insomma, vi abbia messo un po' di curiosità. Fatemi sapere se voi conoscevate già questi pennarelli, quali sono i pennarelli che voi utilizzate per colorare le timbrate per lo scrapbooking, se utilizzate pennarelli oppure se colorate direttamente con gli acquerelli o con un altro tipo di materiale o direttamente anche con i timbri. Niente, aspetto tantissimi i vostri suggerimenti su come poter migliorare e se avete qualche curiosità da chiedermi, chiedetemela pure ovviamente. Io vi ringrazio per la visione, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia. Vi mando un super abbraccio e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao!